4 categorie, 18 tabelloni, oltre 200 giovani e giovanissimi atleti in gara. Numeri da Master Series per i campionati italiani giovanili di beach tennis, per la prima volta approdati sulla sabbia di Torre del Lago sotto la regia dell'associazione Bet Players, presentati ufficialmente in municipio a Viareggio. Appuntamento da giovedì 27 a domenica 30 giugno sui campi dello stabilimento Andrea Doria per l'evento patrocinato dal comune di Viareggio e dal consorzio di promozione turistica della Versilia, che promette 4 giorni di assoluto spettacolo. Beh, tutte le specialità under saranno tutte chiamate a dare il meglio di se stessi. Siamo molto contenti che questo evento così importante come i campionati italiani under si svolga a Viareggio, in particolar modo a Torre del Lago, dove noi abbiamo già nel passato avuto ospitato delle manifestazioni di questo tipo. È un modo per far conoscere le nostre bellezze, i nostri musei, il nostro territorio, il festival che tra poco aprirà i battenti, per cui davvero un grande veicolo di promozione per Viareggio. Il consorzio ha deciso di sostenere questo evento attraverso la promozione sui social con l'invito di mettere l'hashtag Inversilia su tutti i post di questo evento. Fra i partecipanti anche 4 piccole perle del vivaio targato Bet Players, come Davide Baccili, neocampione del mondo di doppio maschile under 14, premiato a Terracina. Un grande traguardo che sono riuscito a raggiungere e non avrei mai pensato di riuscire a raggiungerlo. Tu quando hai iniziato pensavi di arrivare a risultati come questo? No, io non avrei mai pensato, ma neanche minimamente. Infatti sono rimasto super sorpreso. Spero di riottenere di nuovo un altro scudetto, altri scudetti. Mi impegnerò al massimo, mi allenerò duro in questo mese, in questi giorni. Ci sono squadre molto competitive dal livello delle altre regioni, ma anche della nostra squadra. Io spero veramente di dare me stessa e di riuscire a raggiungere almeno il podio. Decisamente un punto di partenza, si spera di raggiungere appunto altri obiettivi.